Un cartone e una pianta di oleandro. Da 3 giorni sono la casa di Basit, che racconta di essere arrivato qui da Messina dopo il viaggio che dall'Etiopia attraverso il Sudan e la Libia lo ha portato in Italia. Con lui c'è la moglie Amy. Lei era un'insegnante, lui uno studente di medicina. Vorrebbero proseguire il loro viaggio verso il nord Europa, ma dice non abbiamo più soldi e questi pochi spiccioli ce li hanno dati dei ragazzi italiani qui, come la bottiglia d'acqua. Sono circa 200 i migranti che in questi giorni affollano il piazzale dei bus davanti alla stazione Tiburtina di Roma, quasi tutti etiopi, eritrei, somali e sudanesi. È una tappa del loro viaggio che non è ancora finito. Muammar racconta di essere arrivato da Catania dopo aver lasciato il centro di accoglienza dove lo avevano destinato, come tanti altri qui. Spiega che sono arrivati tutti in autobus o in treno, qualcuno paga il biglietto, qualcuno no. Italia, Norvegia, Francia o Germania, Absala dice che vuole andare ovunque possa trovare un lavoro. Attorno a questo nuovo accampamento improvvisato, fatto di gente che arriva per poi ripartire, i pendolari passano indifferenti, mentre la gente del quartiere, come il signor Michele, chiede che qualcuno intervenga. Poveracci, perché una situazione del genere non si augura nessuno. Però la vecchietta che viene a fare la spesa qui, i clienti che visitano gli uffici che ci sono, hanno paura. Però fa impressione vederli in queste condizioni. Noi stamattina spontaneamente abbiamo preso, siamo passati presto, stamattina presto, a uno che ha la pizza. Abbiamo preso un po' di pizza e l'abbiamo data. Che ne so, l'altro giorno ho dato delle cassette d'acqua perché non ce l'hanno.